Gentili ascoltatori, buonasera qui dal Pala Quaresima per raccontarvi questa sfida dell'undicesima giornata di Serie A Beretta femminile tra la Santarelli Cingoli e il Leno. Diamo lettura delle formazioni. Cingoli che scende in campo con numero 3 Sara Bartolucci, numero 14 Chiara Bartolucci, numero 16 Lenia Battenti, numero 4 Eva Cappelli, numero 6 Chiara Ciattaia, numero 17 Sofia Cipolloni, numero 18 Francesca Cristalli, numero 1 Margherita Danti, numero 5 Fatima Faris, numero 22 Gian Bartolomei, numero 7 Lenardon, numero 20 Mariniello, numero 11 Piattella, numero 10 Torelli, numero 8 Velieri. Allenatore Nicola Sanalla. Risponde Leno con il numero 43 Sara Andreani, numero 27 Francesca Bravi, numero 21 Convalle, numero 7 Serratto Costanzo, numero 17 D'Ambrosio, numero 23 De Angelis, numero 5 Francesconi, numero 96 Koi Kneskovic, numero 77 Krilova, numero 19 Lanfredi, numero 26 Lavagnini Giulia Maria, numero 8 Mara Lavagnini, numero 14 Anna Peredotti, numero 95 Romina Ramazzotti, numero 11 Elisa Toninelli, numero 22 Francesca Turina. Allenatore Giovanni Bravi. Una sfida a salvezza in piena regola qui al Pala Quaresima tra queste due formazioni che hanno totalizzato entrambe 4 punti e quindi si tratta di un crocevia importante in ottica salvezza, appunto. Arbitrano l'incontro i signori Nicolella di Benevento e Potenza di Conversano. Tutto pronto per l'inizio della sfida con le due squadre che si stanno dando gli ultimi ritocchi prima dell'inizio della partita e tra pochi istanti potremo gustarci questa sfida della Serie A Beretta femminile. Tutto pronto, ultimi controlli con il commissario e con i cronometristi da parte dei direttori di gara, con Leno che attaccherà dalla sinistra verso destra in maglia azzurro già con l'inserto giallo, mentre la Santarelli Cingoli dalla destra verso sinistra con il completo nero con i numeri arancioni. Vediamo ora gli ultimi ritocchi prima dell'inizio della sfida. Mentre a Siracusa la squadra maschile a 2 minuti dalla fine sta conducendo 31-25 contro l'Albatro, quindi sta per arrivare una importante vittoria. Qui al Pala Quaresima dobbiamo ancora cominciare a giocare. Non riusciamo a capire quali siano i problemi. Stanno provando il pallone adesso i direttori di gara, che viene cambiato, forse non era gonfio, non sappiamo. Ancora ultimi ritocchi con i due capitani che proveranno il pallone. Tutto pronto, si può cominciare. Vediamo, aspettiamo il fischio dei direttori di gara. Si inizia adesso con il primo possesso del Leno. Da De Angelis, numero 23, verso Turina. Turina lascia a Kojic, ancora verso De Angelis, scambia per Krilova, ancora De Angelis, Kojic, De Angelis, Krilova, Kojic, ancora per Krilova, passaggio per De Angelis, lascia Turina che sbaglia clamorosamente e allora può ripartire la Santarelli Cingoli. Chiara Ciattaia, Lenardon, ancora per Ciattaia, Lenardon la lascia a Ciattaia, taglia per Torelli, Torelli verso Velieri che prova a sfondare ma fa fallo e quindi si riparte con la punizione per la squadra ospite. De Angelis prova lo strappo, vede Krilova, resiste Velieri e concede il 9 metri alla squadra bresciana. Intanto è finita a Siracusa
con la Santa Rea di Cingoli vincente per 32-27, due punti importanti anche qui in ottica salvezza per la squadra di Palazzi. Ma torniamo qui al Pala Quaresima. Kojic, Figliova, ancora per Kojic che sbaglia il controllo ma ha fatto fallo. La Santa Rea di Cingoli fa fallo e quindi si riparte con un 9 metri per il Leno. Kojic, De Angelis verso Figliova. De Angelis, Kojic, ancora De Angelis, Figliova, finta di passaggio, lascia ancora per De Angelis, Figliova, resiste Paris, Kojic deve tornare da Figliova, controllo difettoso, ma la palla rimane a De Angelis che prova il tiro che finisce però alto. Si riparte con la Santarelli in possesso palla, Lenardon, il palleggio, finta di tiro, il passaggio per Ciattaia, poi Velieri prova a sfondare, torna da Ciattaia, Ciattaia per Lenardon, limite dell'area, che ha provato il tiro ma c'è stato il fallo della squadra bresciana. Faris, Torelli, ma si deve ribattere, Faris subito per Ciattaia, Ciattaia verso Torelli, Torelli vede Velieri, ancora Torelli, Ciattaia, Torelli, Velieri ancora per Torelli, c'è fallo di Cingoli, allora può ripartire la squadra ospite. Figliova verso De Angelis, De Angelis prova a palleggiare, finta di tiro, resiste Faris, difesa ottima in questo frangente da parte della squadra di Nico Anallo. Turina, Kojic, De Angelis cambia gioco verso Figliova, De Angelis, Kojic, De Angelis verso Figliova, De Angelis, passaggio per Kojic, Kojic verso De Angelis, per Kojic, resiste Mariniello, brava Caterina Mariniello a resistere sulla numero 96, ovvero Kojic, prova il tiro Figliova ma la palla finisce parata da battenti. Riparte la Santarelli subito con Lenardon, Velieri lascia Ciattaia, Ciattaia per Lenardon che prova il tiro, la parata del portiere, abbastanza telefonato questo tentativo di Lenardon. Può ripartire subito Leno con De Angelis, Figliova sulla fascia sinistra, prova a smarcarsi Ciattaia, riceve fallo. 9 metri per il Leno, quando sono passati 4 minuti ancora non ci sono state reti qui al Pala Quaresima di Cingoli tra Santa Rea di Cingoli e Pallamano Neno. De Angelis, Figliova, ancora per De Angelis, Kojic, prova per Figliova, controllo difettoso ma si ritorna da De Angelis, Figliova, Kojic, passaggio per De Angelis, sola, resiste Torelli ma c'è il fallo, ci sarà un 9 metri per la squadra ospite. Se ne incarica la numero 5 Francesconi che poi lascia il compito a Figliova. Figliova contro battenti e Figliova segna il gol del 0-1 da parte delle ospiti quando sono passati 5 minuti esatti in questi istanti. Riparte la Santarelli, Ciattaia al tiro, la traversa di Ciattaia, peccato perché era una buona conclusione da parte della numero 6 della Santarelli. Riparte subito veloce De Angelis verso Figliova, ancora De Angelis, passaggio per Kojic, battenti, chirurgica, fa ripartire la Santarelli. Velieri fermata da un'avversaria, Ciattaia, Torelli ancora per Ciattaia, Torelli torna centrale, passaggio verso Velieri, Torelli la lascia Ciattaia, Torelli verso Velieri, fluidità di gioco da parte della Santarelli, Velieri verso Ciattaia, prova a sfondare, il passaggio per Torelli che poi sbaglia, passaggio verso Lenardon e qui il fallo di Torelli costa i 2 minuti alla numero 10 Cingolana.
Cingoli che adesso è in inferiorità numerica. Parte ora la squadra ospite con Trillova, De Angelis, Kojic, Turina, ancora per Kojic, De Angelis, Trillova, ancora De Angelis verso Kojic, De Angelis centrale, resiste la difesa, c'è il passi della giocatrice del Leno che fa ripartire l'azione della Santarelli. Cristina Leinardon lascia Ciattaia, si supera la metà campo con Velieri, ancora Ciattaia, trova Leinardon, Ciattaia cambia gioco dove c'è Velieri, si ritorna da Ciattaia, ancora scambio tra la numero 6 e la numero 8 della Santarelli, Velieri, passaggio per Ciattaia, Ciattaia per Leinardon che prova la conclusione, il gran gol di Cristina Leinardon, il pareggio della Santarelli, il gol della capocannoniera della Polisportiva. Ora c'è una rimessa laterale da parte del Leno, una difesa, quella di Cingoli, ancora attenta ai tentativi della squadra ospite. Kojic, Turina, Kojic, Krigliova, ancora per Kojic, Turina, Kojic, Krigliova. Fallo di Ciattaia e c'è un due minuti, forse un po' generoso. Cingoli ora che è in doppia inferiorità numerica. Ma dovrebbero esserci pochi istanti per il rientro in campo di Torelli. Ancora Leno con Krigliova, verso Kojic, gran finta di tiro e poi il gol da parte della numero 96, Kojic. Con Leno che così torna in vantaggio. Cingoli ancora in doppia inferiorità numerica. Velieri, Leinardon, Velieri, Cristalli, Velieri prova a sfondare, riesce a conquistare fallo, riesce a conquistare il fallo. Leinardon prova il tiro, la traversa di Leinardon, la palla rimane al numero 7 della Santarelli che trova Sara Bartolucci, la parata del portiere. Peccato perché potrebbe essere l'occasione del pareggio. De Angelis dall'altra parte riesce a conquistare palla dopo la deviazione di Leinardon e quindi De Angelis segna il gol numero 3 dell'incontro per il Leno. Dal possibile 2-2 è arrivato puntuale il 3-1. Sara Bartolucci verso Torelli, Cingoli riesce ora a recuperare tutti, almeno un giocatore, quindi è ancora inferiorità numerica. Fallo Faris, Torelli, Sara Bartolucci, Torelli, saggio per Velieri, Velieri vede Leinardon, grande azione questa della Santarelli che si porta sul 2-3, ancora il gol di Cristina Leinardon. Riparte Leno con Kujic, De Angelis prova il passaggio verso il pivot ma c'è lo sfondo della squadra lombarda, allora si può ripartire con Cingoli in possesso palla. Leinardon, Torelli, ancora Leinardon, prova Sara Bartolucci, Torelli, Velieri ancora per Torelli, Sara Bartolucci, Torelli, possesso della Santarelli che ora è tornata in parità numerico. Velieri, Ciattaia, Velieri per Torelli, Torelli lascia Sara Bartolucci, prova per Velieri il tiro, bella la parata della numero 95 Ramazzotti sul tentativo di Velieri. Poi il contrattacco del Leno non si è concretizzato, può ripartire la Santarelli alla ricerca del gol che pareggerebbe i conti. Torelli, Ciattaia, Torelli gestisce il gioco, vede Velieri, ancora per Torelli, saggio per Velieri,
prova Ciattaia, la palla finisce in orbita, quindi si riparte. Triova, De Angelis, passaggio per Pujic che vede Turina, la grande parata di Mattenti, il palo, la palla rimane lì e la Santarelli riesce a conquistare il possesso. Ottima la parata di Battenti in questo caso. Abbiamo qui con noi anche Mirko Mazzieri. Ciao Mirko, come vedi questo inizio di gara? Intanto il gol del 3-3 da parte di Jessica Torelli, finalmente il pareggio. Sì, un inizio scoppiettante da parte di ambo le squadre, con il punteggio relativamente basso. Dopo 11 minuti siamo sul 3-3 e qualche errore un po' di troppo da entrambe le formazioni, ma con i portieri che si sono messi subito in luce. A te Giacomo. Tanto c'è Leno in attacco, il gol di De Angelis, 4-3. Secondo gol da parte della numero 23 della squadra lombarda. Cingoli però non si arrende, il tiro di Lenardon, incrocio, incredibile. Poi perde palla la Santarelli, può ripartire Leno. Pujic, De Angelis sbaglia il passaggio, allora la palla è in rimessa laterale per la Santarelli. Ciattaia non sa chi darla, deve lasciarla a Faris, stranamente in posizione di centrale, adesso va a riguadagnare campo verso il pivot Lenardon. Ciattaia trova Torelli, Torelli torna da Velieri, ancora Torelli, gestisce verso Ciattaia, Torelli, Velieri, ora per Velieri, Cristalli, lo scambio, il passaggio per Torelli, poi Ciattaia prova a coordinarsi, qui c'è il fallo della Santarelli, allora può ripartire Leno. Ramazzotti, De Angelis, Filova, fa fallo qui Mariniello che si becca il 2 minuti. Possesso ora del Leno. Ennesimo 2 minuti per la Santarelli, che ora è sotto di un gol. Turina, Kujic, De Angelis, passaggio per Krilova. Ancora Krilova, De Angelis verso Kujic, finta di tiro, poi la palla è sull'esterno della rete. Cingoli può ripartire da Ciattaia, Lenardon, Lenardon in contrattacco verso Torelli che tira, Ramazzotti, bella parata. Può ripartire dall'altra parte ora il Leno, Villova che riesce a segnare il gol del 3-5 resistendo alla carica della difesa. Quindi più 2 ora del Leno. Riparte la squadra di casa con Torelli verso Ciattaia. Ciattaia lascia a Lenardon. Lenardon prova a fare tutto da solo, lascia a Ciattaia. C'è il fallo e arriva finalmente anche con 2 minuti per la squadra ospite, per via della spinta di Kujic nei confronti di Lenardon. Ora c'è il 9 metri per la Santarelli. Parità numerica. Faris. Ciattaia trova Torelli, finta di tiro, passaggio per Ciattaia, Ciattaia sbaglia poi facendo ripartire Leno. Lenardon blocca Andreini, quindi può ripartire la squadra ospite. De Angelis, Turina, De Angelis. Questo è il gol del Leno da parte del numero 5 Francesconi.
appunto il fallo del di Cingoli e poi perde palla. L'ultimo gol era stato del numero 5 Francesconi, più 3 della squadra ospite. Ora c'è il timeout chiamato probabilmente da mister Analla. Risultato sul 3-6. Mirko, come commenti ora questa fase di gioco? Ci eravamo lasciati col 3-3 e adesso Leno è riuscito a scappare sul più 3. Eh sì, Leno ha fatto un parziale di 3-0, si è portato sul 6-3. Purtroppo Cingoli, lo sappiamo, appaga sempre a livello, anche di, a livello fisico, la prestanza degli avversari. Cingoli è una squadra non prevalentemente formata da giocatrici fisicamente portanti, e questo alla fine fa, anche questo fa un po' di differenza. Adesso l'unica cosa, l'unico rammarico è che il Cingoli ha già già stata in inferiorità numerica per ben 3 volte in situazioni che si potevano evitare, quindi ha già giocato 6 minuti con l'uomo in meno. Vedremo questo proseguo. Adesso siamo circa a metà del primo tempo, vediamo se riusciranno le ragazze di Analla a recuperare. Grazie Mirko, time out terminato. Vediamo ora quale sarà la reazione della Santarelli a questo meno 3 di svantaggio. Una partita che comunque era iniziata molto equilibrata da ambo le parti, poi le lombarde hanno avuto questo strappo che le ha portate sul 6-3. Ora Santarelli in possesso con Velieri verso Torelli, Lenardon, Cappelli, Lenardon, Torelli, Velieri, Torelli, Lenardon, Cappelli. Ora Lenardon che prova addirittura il tiro, la deviazione, Ramazzotti ci arriva. Nulla di fatto qui per la Santarelli. Riparte Leno con De Angelis. Grillova. Grillova torna da De Angelis. De Angelis, Grillova. Costanzo Serrato, appena entrata in campo. Grillova, De Angelis ancora per Grillova. Costanzo Serrato, Grillova prova il passaggio per il pivot, ma c'è l'invasione da parte del numero 14 Pedrotti. E allora riparte la Santarelli subito in velocità con Lenardon. Ora in posizione di centrale, Torelli, Lenardon, Velieri per Torelli. Velieri torna da Torelli. Velieri, Torelli, Lenardon, ancora Torelli, si ritorna da Velieri. Velieri il doppio palleggio, la lascia Cristina Lenardon. Torelli, Lenardon prova addirittura il tiro esterno della rete, sfortuna qui per la Santarelli. Peccato, può ripartire Leno. Costanzo Serrato, Grillova, Costanzo Serrato, De Angelis, Costanzo, Grillova, De Angelis, Costanzo, ancora Costanzo, De Angelis. Poi c'è l'invasione di Serrato e allora può ripartire la Santarelli. Torelli, Lenardon, Velieri il tiro, ancora Ramazzotti, bella la parata. Può ripartire ora la Santarelli. Torelli, Lenardon, Torelli, Lenardon, Torelli, Velieri. Perde palla la Santarelli, poi la recupera. C'è il fallo di Grillova. Lenardon prova passaggio per Faris, c'è l'invasione e quindi riparte Leno con Ramazzotti, De Angelis, Grillova, Costanzo Serrato, Grillova, Grillova, Francesconi ancora per Grillova, Costanzo Serrato,
prova a sfondare, poi Pedrotti di forza mette dentro il gol del 7-3, più 4 dell'Eno. Pedrotti firma il settimo gol delle bresciane. Poi gran gol dall'ala da parte di Cristalli, reazione della Santarelli che è finalmente arrivata con Francesca Cristalli. Dall'altra parte c'è subito De Angelis, Costanzo Seratto, Trillova ragiona con il pallone, Costanzo Seratto, De Angelis, Costanzo ancora per De Angelis, Costanzo, Trillova, finta di tiro, poi passaggio per Costanzo Seratto, resiste Capitan Cappelli, non c'è fallo. Turina, Costanzo Seratto per Trillova, ancora verso Costanzo Seratto, ma resiste la difesa della Santarelli e finalmente prima pista palla la squadra di casa. Profondità verso Cappelli che riesce, la parata di Ramazzotti, ci è sembrato che potesse andare in rete questa conclusione della capitana della squadra di casa, brava Ramazzotti. Torelli guadagna un 9 metri, Paris, Torelli verso Lenardon, Lenardon si coordina il passaggio per Torelli, la traversa, che sfortuna per la Santarelli. E può ripartire ora il Leno. De Angelis, Costanzo Seratto, Trillova, Costanzo Seratto verso De Angelis, si ritorna Costanzo Seratto, De Angelis ancora per Costanzo Seratto, Trillova, De Angelis ancora per Trillova, prova il tiro fuori, poi cade a terra ma non c'è stato alcun fallo secondo il direttore di gara. Riparte la Santarelli, Lenardon, Torelli, passato per Verieri, poi l'arbitro ferma il gioco perché a terra la giocatrice numero 77 Krilova. Quando sono passati 20 minuti e 3 secondi di gioco, il Leno è in vantaggio di 7 reti a 4 contro la Santarelli Cingoli. Si può riprendere il gioco. Vediamo ancora un attimo di riparte ora la Santarelli. Torelli, Velieri ancora per Torelli, Torelli per Faris, Velieri verso Lenardon, finta di tiro, torna da Velieri, Velieri ancora per Lenardon, il tiro, il gol, finalmente Cristina Lenardon, 5-7, il gol della numero 7 della Santarelli. Quando sono passati 20 minuti e 33 secondi, Costanzo, time out adesso chiamato dalla squadra ospite. Mirko, sembra ora che la Santarelli abbia reagito a questo parziale di meno 3. Ma diciamo che ha recuperato una rete, adesso vediamo come proseguirà. Infatti l'allenatore ospite subito ha chiamato subito il time out per spezzare un po' il gioco della Santarelli, che negli ultimi minuti si era rifatto un po' intraprendente. Partita combattuta, ripeto, le lombarde sono più forti dal punto di vista fisico, vedremo come andrà a finire, comunque speriamo che sia una bella partita e combattuta fino alla fine. Eccoci, è terminato il time out. Ora ci aspetteranno altri 9 minuti e 24 secondi di gara. Si riparte. Possesso Leno, Costanzo, Kogic. Ancora Kojic,
Costanzo. Kujic verso il numero 43 appena entrata, ovvero Andreani. E qui c'è il fallo della Santarelli. Si riparte Leno con Toninelli verso Costanzo Seratto. Andreani. Kujic. Turina, ancora per Kujic. Passaggio per Andreani, prova a coordinarsi. Passaggio per Toninelli, ma c'è lo sfondo della squadra ospite. Allora riparte la Santarelli, fermato il gioco mentre c'era il contropiede della squadra locale. Si deve ribattere la punizione. 21 minuti 32 secondi. Santarelli cingoli 5, Leno 7. Partita apertissima. Torelli, Lenardon, ancora verso Torelli. Torelli torna da Velieri. Torelli, passaggio per Faris. Faris per Lenardon. Lenardon la lascia a Velieri, che prova il tiro, gran gol in coordinazione pura da parte di Velieri, che riporta Cingoli a meno 1. La reazione c'è stata da parte della Santarelli. Ora prova Costanzo Seratto, la parata di Battenti, ma c'è il 7 metri fischiato a favore di Leno. Metri andrà Costanzo Seratto contro Battenti. Ammonita la panchina della Santarelli Cingoli per proteste. Si può battere ora il tiro dei 7 metri. Costanzo Seratto contro Ilenia Battenti. Siano i direttori di gara. Il gol di Costanzo Seratto, 6-8. Torna a più 2 la squadra ospite. Riparte la Santarelli da Torelli. Velieri, Cristalli ancora per Velieri. Torelli in mezzo, smista verso Lenardon, ancora verso Torelli. Torelli gestisce il gioco. Mariniello, Velieri, Lenardon, lascia Velieri. Velieri fa un altro slalom gigante come prima, questa volta Ramazzotti para, ma c'è un 2 minuti fischiato ad Andreani per il fallo. Quindi 7 metri in favore della Santarelli Cingoli. Lo andrà a battere Sara Bartolucci. Sara Bartolucci contro Ramazzotti. Adesso l'arbitro, la parata di Ramazzotti sul 7 metri di Sara Bartolucci. Riparte ora il Leno. Importante questa, la parata del portiere del Leno, che ha mantenuto la squadra in maglia blu in vantaggio di 2 reti, 6-8. Turina, Kujic per Costanzo Seratto. Kujic, finta di passaggio, poi il passaggio verso Toninelli, resiste con buon intervento Caterina Mariniello, anzi no, era Pedrotti, scusate. 9 metri per Leno. Kujic, Turina, ancora per Kujic, finta, il passaggio per Costanzo Seratto, palla per Francesconi, Battenti, grandissimo intervento da parte di Ilenia Battenti sul tentativo di Francesconi, e allora può ripartire la Santarelli. Adesso ha fiducia. Velieri, Torelli, Lenardon, Cappelli. Lenardon controlla male, palla sbatte sulla gamba e quindi fallo per il Leno. E qui Francesconi segna il 6-9. Più 3, torna a 3 gol di vantaggio la squadra allenata da mister Bravi. Lenardon, Torelli per Mariniello, passaggio verso Velieri, invasione fischiata alla Santarelli. Dubbia anche la rete precedente, forse c'era l'invasione ma l'arbitro non l'ha fischiato, quindi si continua a giocare. Turina, Kujic, Costanzo Seratto, Rillova,
per Costanzo Serratto. Quello Costanzo Serratto, passaggio per Kujic. Però per Costanzo Serratto che sbaglia il passaggio, allora la Santarelli può ripartire. Bernardone verso Faris, non è precisa, quindi la palla torna in possesso di Leno. Con Mariniello che resiste, commette fallo. Frillova, l'entrata in campo da pochi minuti. Francesconi, Frillova. C'è il fallo di passi da parte della Leno. Palla che arriva a Cappelli che non riesce a afferrare la sfera. Ramazzotti riesce a parare. 25-30 secondi. Santarelli Cingoli 6, Leno 9. Tornata a più 3 la squadra lombarda. Allora può ripartire Kujic. Prova a fare tutto da sola e riesce molto bene. Più 4 Leno. Gol di Kujic. Si riparte adesso al 26esimo esatto. Santarelli in possesso con Lenardon. Torelli. Velieri, ancora per Torelli, verso Lenardon. Torelli. Velieri per Torelli, Mariniello. Torna da Velieri, Lenardon che adesso è centrale. Passaggio verso Velieri che prova a coordinarsi, il passaggio per Torelli non riesce ad afferrare la sfera, quindi riparte Leno con la rimessa laterale. Ramazzotti, Kujic, Costanzo Serratto, Trillova. Costanzo Serratto verso Kujic. Kujic. Pedretti. Trillova. Kujic. Prova a coordinarsi. Bella parata di Battenti. Allora riparte Cingoli. Torelli. Lenardon. Finta e poi il tiro. Questo è un grandissimo gol di Cristina Lenardon. Veramente da applausi questa realizzazione da parte della numero 7 della Santarelli. Una finta, poi il tiro. Nulla ha potuto Ramazzotti. Riparte ora Leno. Kujic. Costanzo Serratto. Krilova, Costanzo Serratto. Ancora Krilova, Costanzo Serratto. Passaggio per Pedrotti. Kujic. Prova per Costanzo Serratto, il controllo è difettoso. Ma la palla rimane alla numero 7 di Leno. Costanzo Serratto prova a fare tutto da sola, poi riesce a bagnar fallo perché Mariniello molto intelligentemente ha bloccato l'azione. Costanzo Serratto, Kujic, la finta. Vai al passaggio, la palla riesce, è recuperata da Grillova. Passaggio verso Francesconi, il palo. Palla per Turina, traversa. Palo di Francesconi e traversa di Turina. Riparte la Santarelli Cingoli con Cittaglia che rientra in campo al posto di Torelli. Lenardon, Cappelli. Lenardon verso Cittaglia. Velieri, Cittaglia. Lenardon ancora per Cittaglia. Torna da Velieri. Cittaglia, finta di passaggio, poi prova a sfondare. La palla per Velieri, parata di Ramazzotti. Bella parata ancora da parte di il numero 95 di Leno. Frillova, il passaggio verso Francesconi. E poi qui va a cercare il fallo. Due minuti per Francesca Cristalli. Cingoli quindi chiuderà il primo tempo in inferiorità numerica. Rigore, 7 metri per la squadra ospite. Ora Analla effettua il cambio di portieri. Sarà Margherita Danti ad affrontare il 7 metri. Aspettiamo il fischio del direttore di gara. Arriva adesso. E il gol. Più 4, Costanzo Serratto. 7-11. Seconda rete da parte della numero 7 del Leno. Siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Velieri. Finta, il passaggio per Cattaglia, ancora verso Lenardon. Lenardon per Cattaglia. Cattaglia finta il passaggio. Poi la passa a Velieri che guadagna 9 metri.
40 secondi alla fine del primo tempo. Ciattaia, Ferieri, ancora il fallo da parte di Francesconi, viene fatto arretrare Mariniello. Ferieri, Ciattaia verso Lenardon, prova il tiro Ramazzotti, la palla rimane lì. Ferieri ancora per Lenardon e si bagna il 7 metri, anche se non viene ravvisato il 2 minuti contro la giocatrice del Leno. Il fallo onestamente era lo stesso fallo che aveva compiuto Francesca Cristalli, in quel caso la numero 18 era stata allontanata per 2 minuti. In questo caso evidentemente l'arbitro ha giudicato non così grave l'intervento. Valenardon che riesce a segnare il gol numero 8 della Santarelli Cingoli a pochi istanti dalla fine del primo tempo, e la sirena arriva adesso. Finisce così il primo tempo con Santarelli Cingoli sotto per 8-11 contro il Leno. Ci rivediamo tra una decina di minuti per il secondo tempo. Restate collegati qui su Eleven Sports. Che volevo dire una cosa, sto cazzo di cavalletto. Il letto me lo porto via, però, perché non so se è sporco, sono così smonto, perché così va molto bene, perché se sta altro verso va un po' a scatto e dopo ce lavori male. Adesso io cerco di tenere la mano qui con zoom, mi aiuto un po' questo a farmi forza così, però tutto brutto è. Allora per un conto è così, un conto quando è fatto piccolo ti trattieni un po'. L'hai messa per un
per un percorso dei bambini, bambini poveri, tutte figure mitologiche fatte su acque d'Ancona. Mandate foto, bella. Se si è accorti loro, se accorti. Sembra per figli. No, però pulisce la spiaggia, capito? La scuola, la scuola. No, è per tutti, ho fatto la pure. Ma perché adesso l'ago è bassito, eh? Sì. In bio... Mi pare, più o meno, qualcuno si è visto. Qualche gol li mochi a fare. E sì, sì, è... Quante squadre sono la maschile? Tre partite, la femminile due. La femminile ho visto due, 2 su 6, sì, la nostra, meno del 50%. Maschi, Masetti, Cermerano. Dopo le interviste siamo? No. No, sì. E dopo la fine, e non le famo in diretta. Dopo la fine di tutto piglio la schedina e mi metto la roba, okay, sul computer, che dopo domani chiamo. Che tempo stanno? Non lo so, me ne manda. Allora, stavo guardando la partita, Stefano Massei. Dite all'operatore video di zoomare poco, che va a scatti lo streaming quando zoom è inguardabile. Quella di maschi invece si è vista perfetta all'inizio alla fine, proprio non si è impuntati stranamente. Il cavalletto mi faceva il cazzo. La colpa del cavalletto? Sì, perché... E dammi la colpa del cavalletto? Con il peso sopra mi va a scatti questo. No, è che non lo uso mai, c'è un po' sporcato dentro. Infatti già gli ho detto, mo lo porto via, lo smondo. Ma un professionista proprio lo vedi, dai, dai. Sì, è vero. Ma infatti che volevo fare, volevo tirare l'usetto e tenerla a me. La tengo a me, metto il poggio lì, poi prima. Vero, vero. Concordo. Ciao, come? Ho visto a Milano. C'è un porco, ragazzi, la gente fa ridere. Mamma mia, come sto?
Si sbatte sempre questa cazzo porta. Mi fa una sfangarla questa. Eccoci tornati al Pala Quaresima per la sfida della Serie A Beretta femminile tra Santarelli Cingoli e Leno. Il primo tempo è terminato 8-11 in favore della squadra di casa, un primo tempo tutto sommato equilibrato con le lombarde che però sono riuscite a conquistare un break di vantaggio di 3 reti. Si riparte per questa ripresa direttamente dal Pala Quaresima in Cingoli, con il primo possesso della Santarelli Cingoli in maglia nera che attacca dalla sinistra verso destra, mentre Leno in maglia giallo-blu attacca dalla destra verso sinistra. Di Ciottaia serve Mariniello che però sbaglia l'appuntamento con il gol, quindi può ripartire Leno. Prima azione manovrata del secondo tempo per la squadra lombarda. Krilova, Kolic, passaggio per Costanzo Serratto, scarica verso Turina, probabilmente, vediamo, no, numero 17, ovvero D'Ambrosio, ed è il gol dell'8-12, D'Ambrosio, primo gol della partita e primo gol del secondo tempo. Ora c'è la Santarelli in possesso con Lenardon, Ciattaglia, Velieri, Ciattaglia per Mariniello, ancora verso Velieri, Lenardon, scarica per Velieri, Velieri per Ciattaglia, Ciattaglia per Cappelli che prova il tiro, parata di Ramazzotti, riparte il Leno. Krilova in contropiede, supera la metà campo, passaggio per Costanzo Serratto, Costanzo prova a sfondare, ci riesce molto bene. 8-13, più 5, inizio subito con il botto da parte della squadra ospite. Lenardon, Ciattaglia, Velieri, ancora Ciattaglia, Lenardon, Ciattaglia, Velieri, Ciattaglia, Lenardon verso Ciattaglia, passaggio per Velieri, finta, passaggio ancora per Lenardon, il tiro, la parata di Ramazzotti. Si riparte con il possesso della squadra ospite. Kolic, di gran carriera, mette a segno il più 6, un secondo tempo iniziato con un 3-0. Questa volta Kolic ha segnato il gol del 14-8. Inizio veramente dominante da parte degli ospiti. Ciattaglia, Velieri, ancora per Ciattaglia, Lenardon, Cappelli, Ciattaglia, passaggio verso Cappelli, non è preciso, la palla finisce fuori. Ramazzotti verso Kolic, Costanzo Serratto, ora Leno può gestire questo vantaggio di più 6, massimo vantaggio della gara. Kolic, Costanzo Serratto, ancora per Kolic, Krilova, Kolic, Pedrotti, Costanzo, Krilova, Francesconi, torna da Krilova, finta di tiro, Costanzo, Kolic, ancora per Costanzo, la palla finisce fuori, esiste la difesa in questo caso e c'è il 9 metri in favore del Leno. Minuti 20-30 nel corso del secondo tempo. 14-8 per il Leno, qui c'è il fallo di passi da parte della squadra lombarda e quindi riparte la Santarelli. Lenardon per Velieri, Velieri prova a superare l'avversario, poi c'è il tiro ma subisce fallo,
9 metri in favore della Santarelli. Va a battere Faris. Velieri. Ciattaia. Leonardon. Leonardon prova a coordinarsi. Passaggio per Ciattaia. La parata di Ramazzotti. Scadegliato il tiro di Ciattaia. Riparte Leno con Trillova. Finta di tiro, poi ci prova. E c'è il fallo di Velieri. 7 metri. 7 metri in favore della squadra lombarda. Si incarica Costanzo Seratto della realizzazione. Il gol di Costanzo Seratto, più 7 della squadra ospite, e un parziale di 0-4 all'inizio del secondo tempo. Santarelli che sta subendo un blocco mentale che l'ha portata adesso sul più 7 dal meno 3, dal meno 3 al meno 7. Ciattaia prova a fare da sola, prova il tiro ma viene atterrata, c'è un 2 minuti. Vediamo. Rosso. Stanno valutando Rosso. 2 minuti in favore del Cingoli, 2 minuti per la numero 96 Kojic. Quindi inferiorità numerica per la squadra ospite. Nove metri per la Santarelli Cingoli. Velieri per Ciattaia, Ciattaia per Leonardon, Leonardon scarica dove c'è Cappelli, poi Leonardon prova il tiro, traversa, si resta sul 15-8. Inferiorità numerica per il Leno che adesso ha il possesso palla. Krilova, Francescone, Krilova, Costanzo Seratto, Krilova, Costanzo Seratto che spinge Francesconi Cristalli e quindi è fallo per Cingoli. Riparte la Santarelli con Velieri. Velieri per Ciattaia, per Leonardon. Leonardon verso Cappelli. Ciattaia ancora per Velieri. Ciattaia verso Leonardon che prova il tiro e questa volta la palla entra in rete. 9-15, primo gol del secondo tempo. Sempre Cristina Leonardon che aveva segnato l'ultimo per la Santarelli nella prima frazione. C'è il Leno in avanti. Trillova, Costanzo Seratto, fermata l'azione, allora può ripartire la Santarelli. Leonardon, Ciattaia ora per Leonardon. Ciattaia, Velieri, Velieri lascia Ciattaia, Ciattaia da sola, c'è il fallo da parte di Pedrotti e quindi si riparte con un 9 metri in favore della Santarelli. Ciattaia, Leonardon, finta di passaggio, fa da sola, poi il passaggio per Ciattaia, Ciattaia dall'altra parte dove c'è Cristalli, il gol si avvicina a Santarelli. 10-15, Francesca Cristalli segna il meno 5, secondo gol consecutivo per la squadra di casa che dopo il blocco di inizio primo tempo adesso sta reagendo pian piano e ha trovato il meno 5. Kojic che è rientrato in campo, Krilova, Costanzo Seratto, Pedrotti, Kojic, Trillova riesce a conquistare palla, ma attenti, bella la parata della portiere del Cingoli. Allora può ripartire subito la Santarelli con Leonardon. Leonardon per Ciattaia, Ciattaia lascia Velieri, Velieri che si coordina il tiro, Ramazzotti con un piede riesce a negare la gioia del gol a Roberta Velieri. Le saracinesche in questi istanti sono protagonisti di due ottimi interventi. 8 minuti nel corso del secondo tempo. Santarelli Cingoli 10-15. Leno con il possesso della squadra ospite con Kojic. Krilova.
Kojic lascia a Pedrotti, Pedrotti per Costanzo Seratto, Krylova gioca dove c'è Francesconi, Francesconi deve tornare da Krylova, Krylova per Costanzo Seratto, il muro della Santarelli che concede la rimessa laterale, il corner, scusate. Costanzo Seratto, Krylova, prova il tiro, missile, battenti non ci può arrivare, 10-16. Ancora Santarelli con Cristina Nardone che si bagna un prezioso 9 metri. Va a batterlo Faris. Ciattaia, Lenardon, ancora per Ciattaia, Velieri, Ciattaia, Faris ancora per Velieri, Lenardon. Finta di tiro, poi il tiro, gol Cingolieri, torna a meno 5, Cristina Lenardon, 11-16. E parte subito il Leno con Francesconi che si coordina, ma Battenti c'è, Battenti riesce a negare il gol. E allora riparte la Santarelli che può accorciare ancora con Lenardon, fa tutto da sola, si coordina il tiro, viene fermata quando la palla però era entrata in rete. 9 metri per la Santarelli, Faris, Ciattaia, Lenardon, Ciattaia, Velieri, Ciattaia, Faris, Velieri verso Lenardon, Lenardon torna da Ciattaia, Ciattaia per Cappelli, ancora Ciattaia, palleggia, torna da Velieri, finta e poi viene atterrato. C'è un provvedimento contro una giocatrice del Leno, vediamo quale sarà la decisione, si consultano i due direttori di gara, vediamo cosa sarà deciso. 2 minuti per Pedrotti, a nostro avviso ci potrebbe stare anche il cartellino rosso, non sono stati di questa idea i due direttori di gara. Si può adesso ripartire dall'11-16. Santarelli in possesso con Velieri, da Cristalli, ancora Velieri, Velieri per Ciattaia, Ciattaia per Lenardon, si va verso Cappelli che torna indietro dove c'è Lenardon, palleggio, Ciattaia vede Cristalli che tira con un pallonetto, la palla rimane lì, Ramazzotti riesce a riconquistare la sfera. Costanzo Seratto, Kolic, Krylova verso Francesconi, ancora per Krylova, Kojic, Costanzo Seratto, ancora per Kojic, Costanzo Seratto, Krylova, Costanzo Seratto torna da Kojic, ancora per Krylova, si coordina e tira ma c'è un fallo di passi e quindi può ripartire la Santarelli con Battenti, vede Lenardon, Ciattaglia ancora per Lenardon, Lenardon prova il tiro, gran gol, 12-16 per la Santarelli Cingoli, gol numero 12, ancora Cristina Lenardon, unica marcatrice insieme a Francesca Cristalli di questo secondo tempo. Costanzo Seratto, Krylova, Costanzo Seratto, Kojic, Costanzo Seratto, passaggio dall'altra parte dove c'è la giocatrice numero 17 ovvero D'Ambrosio, esiste la difesa, allora Krylova prova a liberarsi, poi c'è il tiro e il gol numero 17 per la squadra ospite, sempre Krylova. Cingoli subito con questo tiro che finisce alto da parte di Chiara Ciattaia, nulla di fatto, si resta sul meno 5, Leno sempre in vantaggio. Ora una partita più equilibrata rispetto all'inizio del secondo tempo dove la squadra ospite si era portata addirittura sul più 7. Krylova, Costanzo Seratto, Krylova,
prova a smarcarsi il tiro, gran gol di Kellova, 12-18. Due minuti a Velieri, più 6 ora della squadra ospite. Indicazioni da parte di Anala. Commissario che si è rivolto a entrambe le panchine, non sappiamo qual è il motivo per il tempo, per una correzione di tempo probabilmente. Infatti il tempo non riparte subito. La Santarelli in possesso palla. Lenardon riparte adesso il conteggio. Lenardon verso Cappelli, ancora Lenardon, Ciottaia, Torelli, Ciottaia, Lenardon, quinta di passaggio, Ciottaia, Lenardon, fallo, quindi si riparte dal tiro dai 9 metri. Ciottaia. C'è l'intervento da parte dell'Eno. Costanzo Seratto si invola e segna il gol del più 7. Ritorna al massimo vantaggio la squadra ospite. Torelli, Ciottaia, Lenardon. Prova il tiro parato da Ramazzotti. Verso Francesconi che prova il tiro, il palo, grazie, attenti. Allora può ripartire la Santarelli sotto di 7 reti. Torelli, Ciottaia, Lenardon, Cappelli ancora per Lenardon, Ciottaia torna da Jessica Torelli, cara Ciottaia ancora per Torelli, deve tornare in mezzo Ciottaia per Lenardon che tira e realizza il gol del 13-19, meno 6, accorcia Cristina Lenardon quando mancano 15 minuti, quindi abbiamo già raggiunto la metà di questo secondo tempo. De Angelis, Francesconi, ancora per De Angelis, Kojic, Velieri rientra in campo, De Angelis, Kojic per Pedrotti, De Angelis, Costanzo Seratto. Si coordina, finta di tiro, il passaggio verso la numero 17 D'Ambrosio e il gol numero 20 da parte della squadra ospite. D'Ambrosio. Dall'altra parte Ramazzotti fa i miracoli su Lenardon e quindi si resta a meno 7. Sono serato subito in velocità. Grande velocità dell'Eno. Francesconi. Costanzo Seratto, adesso si riposa la squadra ospite, deve gestire questi 7 gol di vantaggio. De Angelis, Pedrotti, Costanzo Seratto, torna numero 96, De Angelis non riesce a controllare, ora il controllo della sfera, Francesconi, De Angelis, Costanzo Seratto, c'è cioè il passivo dichiarato dagli arbitri. Resiste la difesa, c'è il 9 metri in favore dell'Eno, mancano 4 passaggi. Pedrotti verso Costanzo Seratto, riesce qui e poi il gol di Pedrotti, segna il 13-21. Time out, più 8 della squadra ospite. Mirko, un secondo tempo decisamente da dimenticare per la Santarelli 5. Ma sì, grossissima difficoltà in attacco, solo dopo 16 minuti, solo 5 le reti realizzate dalle ragazze di Anala in questo secondo tempo, con
con il portiere ospite, però assoluto protagonista, Ramazzotti, che ha parato diverse conclusioni delle locali. Adesso la differenza in questo secondo tempo la sta facendo un po' il portiere, e un pochettino, visto la perdita di lucidità da parte delle locali, un po' di stanchezza, e oramai non lo so, ma penso che un gap di più 8, anche se manca ancora quasi metà del secondo tempo, non sarà facile da recuperare. Grazie Mirko, ora ancora c'è il time out in corso. Vediamo cosa ci riserveranno questi ultimi 14 minuti di gara. Si riparte con il possesso della Santarelli. 8 gol da recuperare in 14 minuti per la squadra di Nicolalla. Si riparte, ci attaglia verso Lenardon. Cappelli, ancora per Lenardon, va in mezzo dove c'è ci attaglia. Verieri, palleggio, torna da ci attaglia. Lenardon, ci attaglia. Faris, Lenardon per Verieri. Il tiro, la parata di Ramazzotti, poi sulla respinta Cristalli riesce a realizzare il gol numero 22. Il gol numero 14-21. Meno 7 della Santarelli. Kojic, Krillova, Kojic, Pedrotti per Costanzo Serrato. Krillova, Costanzo Serrato, Kojic, Andreani, Costanzo Serrato per Kojic, finta di tiro, poi si accentra, brava qui Fatima Faris. Qualche scaramuccia tra Lenardon e Pedrotti, vediamo che succede. L'arbitro richiama le due giocatrici. È stato un piccolo scambio di opinioni tra la vice capitana della Santarelli e la numero 14 pivot della squadra ospite. Kojic, Kirillova. Kojic si coordina la deviazione del muro. Parte la squadra ospite con Krillova che tira e non riesce a inquadrare la porta. Si resta sul più 7 di Leno nei confronti della Santarelli Cingoli qui al Pala Quaresima. Velieri, bella finta, poi viene atterrata. Vediamo quale sarà la decisione questa volta. Si consultano ancora i due direttori di gara. C'è chi reclama il cartellino rosso, vediamo quale sarà la decisione alla fine. Ed è cartellino rosso per la numero 77, che è una delle migliori della squadra ospite, quindi ne può approfittare la squadra di casa. Krillova espulsa, decisamente una delle migliori per coach Giovanni Bravi. E quindi ci sarà un'inferiorità numerica per la squadra ospite e la numero 77 che adesso sta lasciando il campo. Rosso per lei. Si è sembrata molto stupita dalla decisione, che ci può stare. E allora adesso riparte la Santarelli, che potrà sfruttare una superiorità numerica. Sattaglia, Verieri, Sattaglia, fatto per Lenardon verso Cappelli, il gol di Eva Cappelli, 15-21, meno 6. Cingoli prova a costruire una rimonta che ci appare difficilissima. Lanfredi, Kojic, Costanzo Serrato, D'Ambrosio, Costanzo Serrato, Kojic, Manfredi, ancora per Kojic, finta, prova a incunearsi e poi fa fallo su Velieri. Riparte la Santarelli,
Zattaglia, Velieri, un palleggio, prova a coordinarsi, il passaggio per Zattaglia, Zattaglia per Renardon, la parata di Ramazzotti, ancora Ramazzotti, decisiva. Poglic, Costanzo, D'Ambrosio, Costanzo verso Koglic, Lanfred, Costanzo, Koglic, Costanzo, D'Ambrosio prova a smarcarsi, palla per Costanzo, ancora per Koglic, il tiro, la parata di Battenti, ma c'è fallo. Bella parata di Battenti su Koglic. Si ferma il tempo. Riparte ora il gioco. Costanzo, Koglic, Manfredi verso Koglic. Costanzo Seratto prova a smarcarsi. C'è il fallo. Adic, fallo dell'Eno, quindi può ripartire Santarelli. Subito in velocità, poi c'è Roberta Velieri. Velieri il tiro, il gol. Meno 5. Cingoli si avvicina adesso. Meno 5. Quando mancano 10 minuti. Terzo gol consecutivo. E ora c'è un svantaggio veramente minimo. Mirko, come dovranno gestire questi ultimi 11 minuti la squadra di Anhalla? Ma adesso hanno fatto un parziale di 3-0, andando dal meno 8 al meno 5, una perdita grave il rosso alla Kirillova nelle fine dell'Eno. Vedremo se le ragazze Anhalla sapranno sfruttare questo vantaggio dell'espulsione della Kirillova, se sapranno rientrare in partita. Nulla a questo punto, a 10 minuti e 15 secondi dal termine della partita, ancora tutto è possibile. Vedremo lo sviluppo di questi ultimi minuti. Grazie Mirko, ultimi istanti di questo time out con Anhalla che sta dando delle utili indicazioni alle sue giocatrici che possono veramente adesso a questo punto riaprire la gara. Leno che adesso senza la sua numero 77 fa un po' più fatica. Vediamo adesso quale sarà il leitmotiv di questi ultimi 11 minuti. Ora c'è parità numerica in campo. Portiere Ramazzotti predica pazienza per la squadra ospite. Koglic verso De Angelis. Costanzo Seratto che va a ricoprire la posizione di Kirillova. Koglic, De Angelis, Pedrotti, Costanzo Seratto, ancora verso Koglic, Costanzo Seratto verso De Angelis, finta, torna in mezzo, vede De Angelis, Koglic passivo adesso per il Leno e poi c'è il fallo di Cingoli sotto regime di passivo. Pedrotti verso Costanzo Seratto, De Angelis, prova il tiro, Battenti, c'è, attenta, brava Ilenia Battenti. Allora può ripartire la Santarelli, Velieri in contropiede, perde il pallone, fa fallo. Leno in possesso, ma riesce qui la Santarelli a riconquistare palla, laterale. Francesconi, De Angelis, Koglic, De Angelis, ancora per Koglic. De Angelis, Costanzo Seratto, De Angelis, Pedrotti, Costanzo Seratto, ragiona con il pallone, passaggio per Koglic, finta di tiro, resiste Fatima Faris, 9 metri, Pedrotti verso Costanzo Seratto, c'è un 9 metri, gli arbitri adesso devono prendere il gioco, si riparte, Costanzo Seratto, Koglic, De Angelis, D'Ambrosio, De Angelis verso Koglic, la finta e poi il tiro che finisce fuori, occasione per la Santarelli, 9 minuti alla fine, Renardon,
Sottaglia. Sottaglia per Lenardon. Lenardon si coordina e tira. Palo. Palo di Cristina Lenardon. Peccato. Leno adesso che può recestire un altro pallone. E si avvicina. Alla fine. È stato serato. De Angelis. Kojic. Ancora De Angelis. Non ha fretta la squadra ospite. Stanno serato. De Angelis per Pedrotti. Pedrotti per Kojic. Costanzo. Ancora Kojic. De Angelis. Kojic. Ancora per Costanzo. Francesconi. Costanzo, ora c'è il passivo. Kojic. Passaggio verso Costanzo. Brava Ciattaglia a riesistere. Ma la palla ancora di D'Ambrosio. D'Ambrosio per De Angelis. Prova a fare tutto da solo. E qui perde addirittura il possesso perché ovviamente c'è un fallo di passi. E allora riparte la Santarelli con Lenardon. Ciattaglia. Ancora Lenardon verso Ciattaglia. Velieri. Ciattaglia. Lenardon. Ancora verso Ciattaglia. Trova Velieri. Ciattaglia. Lenardon. C'è ancora Ciattaglia. Velieri. Lenardon. Passaggio per Ciattaglia. Ciattaglia lascia a Cappelli. Cappelli torna da Chiara Ciattaglia. Dall'altra parte c'è Roberta Velieri che si coordina. Il passaggio per Chiara Ciattaglia. Meno 4 cingoli. Che ci crede? 17-21 ora il parziale quando mancano 7 minuti e dall'altra parte velocità di Costanzo Seratto che segna il 17-22, ristabilisce il più 5, la numero 7 della squadra ospite. Lenardon verso Ciattaglia, controllo così così, Velieri verso Cristalli, invasione, portiere, la portiera a terra che ha sbattuto una mano con il palo. L'arbitro ha firmato il gioco perché ovviamente la giocatrice numero 95 si deve rialzare. Mirko, ultimi minuti di gioco, la partita si fa sempre più dura. Il Cingoli ci sta provando, solo che i minuti sono pochi, è troppa la frenesia delle giocatrici locali per rientrare in partita, un paio di errori ingenui commessi adesso negli ultimi minuti che avrebbero potuto accorciare lo svantaggio, così non è stato. Adesso vediamo ancora, è ancora il numero 96, la giocatrice in questo momento che la Kojic che ha preso per mano la propria squadra sta cercando di mantenere il vantaggio acquisito in tutta questa seconda parte del secondo tempo. Adesso ancora una rete per lei che riporta il Leno a più 6. A te Giacomo. Eh sì, torna a più 6 la squadra ospite dopo che Cingoli si era riportata addirittura sul meno 4. Si fa sempre più difficile la rimonta della Santarelli. Torelli, Lenardon, ancora per Torelli, Ferieri, Torelli, Lenardon, Torelli, passaggio per Velieri, fallo, 7 metri, Paris, Lenardon, Torelli verso Velieri, Velieri per Torelli, Torelli ancora per Lenardon, Torelli, passaggio per Velieri, il tiro sotto mano, Ramazzotti, rimane lì Paris, ma c'è l'invasione, e quindi si riparte, ancora una parata decisiva da parte della portiere. Dell'Eno, stanno serato verso Pedrotti, 24, 17-24, torna a più 7 Leno col gol di Pedrotti. Time out chiamato da Nico Analla e adesso Mirko si fa molto molto complicato. Beh sì, a questo punto c'è stata la fiammata del Cingoli che era rientrata un po' sul meno 4, è sfortunata dicevo in un paio di circostanze che dove avrebbe potuto gestire un po' meglio il gioco perché era in superiorità numerica, così non è stato e il Leno ha ripiazzato un 3-0 che l'ha riportata a più 7 a 5 minuti dal termine e oramai penso che la partita sia incanalata verso una vittoria delle ospiti qui alla Pala Quaresima. Grazie Mirko,
vediamo le indicazioni di Nico Anella per cercare quantomeno di rendere un po' meno amaro il passivo. Mentre dall'altra parte coach Bravi deve predicare alle sue ragazze di gestire al meglio la sfera. 7 gol sono tanti a 5 minuti dalla fine, ma la palla è rotonda, non si può mai dire nulla fino alla fine, fino alla sirena. La partita può essere aperta. Si riparte da un laterale per la Santarelli. Si riparte. Ciataglia, Torelli, Denardon, ancora verso Torelli. Ciataglia, Torelli, Denardon, Torelli, Torelli per Ciataglia. Taglia verso Denardon. Tornata a Ciataglia. Torelli. Ciataglia. Prova a girarsi, c'è il fallo. Fischiato dai direttori di gara. 9 metri per la Santarelli. Mariniello. Viene fatto ribattere il 9 metri. Mariniello, Ciataglia. Torelli. Ancora verso Ciataglia. Denardon. Ciataglia. Torelli. Sbaglia il passaggio. Riparte Leno con D'Ambrosio. Gol. Più 8, massimo vantaggio addirittura dell'Eno con D'Ambrosio, una delle migliori del secondo tempo da parte dell'Eno. Torelli, 4 minuti alla fine, Santarelli Cingoli 17, Leno 25. Ciataglia, Torelli lascia a Mariniello, Mariniello per Ciataglia, Denardon. Denardon torna da Ciataglia, prova addirittura il tiro fuori. Non è più serata, però c'è una deviazione per la Santarelli, quindi si riparte al laterale. Denardon verso Cappelli, Ramazzotti ancora. Tanto di cappello per la portiere dell'Eno, tante parate, specialmente nel secondo tempo. Soltanto serato. De Angelis. De Angelis, numero 43, adesso entrata in campo. Andreani, San Serato. De Angelis, Toninelli. De Angelis, Costano Serato. Andreani, passaggio verso D'Ambrosio che sbaglia però. E quindi si riparte dal possesso del portiere Ilenia Battenti. Denardon per Torelli. Denardon. Cappelli, Denardon, passaggio per Jessica Torelli che lascia Ciataglia, palla un po' dietro. Denardon si bagna il 9 metri. Ciataglia, Torelli, Ciataglia, il tiro deviato. Adesso c'è addirittura la portiere di riserva sostituita a Ramazzotti. C'è la numero 20. Riusciamo a capire il numero, però riparte adesso la squadra ospite con Toninelli. Leonardo riconquista la sfera. Mariniello. Ciataglia. Passaggio per Cristalli, deviato laterale. 2 minuti alla fine, 17-25. Torelli, il tiro traverso. Traversa di Torelli. Riparte Leno. Torna indietro Lanfredi. Costanzo Serato. Andreani per De Angelis, ancora per Andreani. Costanzo Serato, Andreani, Costanzo Serato, ancora per Andreani. Costanzo Serato, D'Ambrosio, Andreani. Passaggio per Toninelli che prova a sfondare e fa fallo. È fallo di Cristina Denardon, quindi 7 metri in favore della squadra ospite. Margherita Danti andrà in porta per questo 7 metri. Lanfredi contro Danti. Lanfredi segna il gol numero 26 di questa gara per il Leno, che ormai ha conquistato i 2 punti. Mancano poco più o meno, proprio adesso manca un minuto.
Lenardon. Fa tutto da sola, doppio palo. Sfortunata adesso la Santarè. Lanfredi qui fa fallo, quindi riparte la Santarelli che ha l'opportunità quantomeno di accorciare. Ora il parziale dice Santarelli Cingoli 17, Leno 26. Torelli ci attaglia, ancora per Torelli. Lenardon verso Mariniello che viene atterrata, no, c'è l'invasione. E allora riparte Leno con Costanzo Seratto. Passaggio verso Lanfredi, però è troppo lungo, non riesce a mantenerlo in campo. Ultimi secondi, probabilmente questo sarà l'ultimo attacco per la Santarelli Cingoli. Ciattaglia, Lenardon lascia a Torelli, Torelli per Ciattaglia, pochi secondi alla fine. Torelli prova a incunearsi, il passaggio per Lenardon, 9 metri, 2 secondi, 1, tira Mariniello, finisce qua. Leno sbanca il Palaquaresima, finisce così. Santarelli Cingoli 17, Leno 26. Qui dal Palaquaresima è tutto, da Giacomo Rasselli e Mirko Mazzieri un caro saluto e ci rivediamo per i prossimi impegni della Santarelli Cingoli nella Serie A Beretta maschile e femminile. Buona serata a tutti.